siamo nello stand di Caimi Brevetti con Lorenzo Caimi. Quali novità presentate al Salone del Mobile? Ne presentiamo parecchie in settori diversi. Una delle più importanti è quella che vediamo dietro di noi, che è una serie di contenitori che vanno dalla raccolta differenziata al portavasi, al portaombrelli con portaombrellini al posacenere in acciaio inox, finitura Scotch Bright, destinate a un mercato medio alto. Un altro prodotto assolutamente importante è questa serie di cornici espositive fruibili da entrambi i lati, che sono caratterizzate da un montaggio assolutamente semplice e da un costo molto limitato. E per voi quanto conta il design? Il design è fondamentale nella nostra azienda. Noi abbiamo un'attenzione che non è soltanto recente, ma nei nostri 61 anni di storia è sempre stata improntata a quella che è la ricerca e a quello che è il design. E vi affidate a designer esterni oppure c'è un centro all'interno di Caimi Brevetti? C'è un centro all'interno che è il Caimi Lab, dove vengono sviluppate gran parte dei progetti. Collaboriamo con tutta una serie di designer importanti, sia assolutamente affermati, quale Michele De Lucchi o Bellini o Mark Saller, ma anche dei designer assolutamente emergenti, anche degli studenti a volte. E c'è spazio comunque per la ricerca, per l'innovazione, per la sperimentazione anche in un periodo un po' difficile come questo? Il 2009 è stato l'anno in cui noi abbiamo investito di più in ricerca e sviluppo. Quindi proprio per combattere la crisi? Per combattere la crisi. Ci siamo sempre comportati in questo modo, ma noi ci crediamo e crediamo che sia uno dei modi per poter affrontare questa crisi, che è assolutamente preoccupante. E il salone come sta andando? Che impressioni ha? Il salone sta andando molto bene, i primi 3 giorni sono stati sicuramente molto positivi. Soffriamo un po' la mancanza di stranieri dovuta al blocco dei voli aerei, però nonostante questo siamo assolutamente soddisfatti.